vuoi metterti giù? Dai! Oggi leggiamo La regina dei baci. Sei pronto, Charlie Brown? Come ogni mattina, la regina attende alcuni visitatori importanti. Mamma, mamma, dice la piccola principessa, vorrei... No, no, amore, no, adesso veramente io non ho tempo. Chiedi alla tua tata. Ma mamma, io vorrei solo dei baci. No, amore, no, no, scusami, però io ho troppo lavoro. Bambina mia, ti prego, prendi il mio aereo e vai a cercare la regina dei baci. Ai comandi dell'aeroplano, la principessa si sente leggera come un uccellino. Ma dove si nasconderà questa regina dei baci? Forse... Ah, forse in quel castello che assomiglia a una torta! Una regina coi capelli gonfi come la panna montata esce dal castello. Buongiorno signora, dice la principessa, è lei la regina dei baci? No, dolcezza, io sono la regina delle torte. Se vuoi posso mostrarti come diventare una brava pasticcera. Va bene, risponde la principessa. Ah, ma sei molto dotata, zuccherino. Oggi ci leccheremo i baffi. La principessa si diverte davvero molto, ma deve ripartire. La regina le regala dei dolcetti da portare alla sua mamma. Arrivederci, regina delle torte, e grazie mille! Nel frattempo, nel suo palazzo, mamma regina sgranocchia un biscotto. È sfinita, che giornata faticosa! La principessa risale a bordo dell'aeroplano e da lassù scorge un albero popolato da tanti gatti. Quando si amano i gatti, si amano anche le carezze, dice la principessa. Forse qui troverò la regina dei baci. Buongiorno signora, chiede la principessa. E lei la regina dei baci? No, micina mia, no. Io sono la regina dei gatti, le risponde una bella signora. Ospito i gatti randagi per poi regalarli ai bambini che si sentono soli. La principessa si diverte davvero molto. Ma deve ripartire. La regina le regala un gattino per tenerle compagnia. Arrivederci, regina dei gatti, e grazie mille! Nel frattempo, nel suo palazzo, mamma regina si sente sola. Non ha nemmeno un gatto vero con cui parlare. Che buffo castello! Guarda! Esclama la principessa di nuovo in volo. Una regina che si diverte. Di sicuro ama i baci. Vado a vedere da più vicino. E così la tua specialità è il gioco? Domanda la principessa lanciando i dadi. Eh sì, bambolina, io sono la regina dei giochi! La principessa si diverte davvero molto. Ma deve ripartire. La regina le regala una palla per giocare con la sua mamma. Arrivederci, regina dei giochi, e grazie mille! Nel frattempo, nel suo palazzo, mamma regina si sente sola, non si diverte neanche un po'. Ma dove sarà finita la mia bambina? Si chiede. Lassù la principessa comincia a volare in tondo. Non sa più dove andare. Ma troverò mai la regina dei baci? E se chiedessimo a quella signora laggiù col cappello? Dai, vediamo. Mi scusi, lei conosce la regina dei baci? Chiede la principessa. No, Rosellina, io mi limito a baciare i fiori per aiutarli a crescere. Allora lei è la regina dei fiori? Domanda la principessa. Proprio così,
Vieni, ti mostro il mio giardino. La principessa si diverte davvero molto. Ma deve ripartire. La regina le regala un tulipano. Arrivederci, regina dei fiori, e grazie mille! Nel frattempo, nel suo palazzo, mamma regina si sente sempre più triste. La sua bambina ne manca tantissimo. Scende la notte. Alla principessa resta poco tempo per trovare la regina dei baci. Laggiù brillano delle luci. Ha un'altra possibilità. Andiamo a vedere. Buonasera, signora, dice la principessa. Per caso è lei la regina dei baci? No, Stellina. Io sono la regina della notte. Racconto storie per allontanare i brutti sogni. Vieni, ti leggo la mia fiaba preferita. C'era una volta una regina che si sentiva molto sola nel suo palazzo. Alla piccola principessa viene subito in mente la sua mamma. Devo ripartire, devo andare. Va bene, arrivederci. Arrivederci, regina della notte, e grazie mille. Presto, 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 gattino, torniamo a casa. Non ho trovato la regina dei baci, ma pazienza. È la mia mamma quella che voglio. Il piccolo aereo rosso scivola nella notte. Nasce un nuovo giorno. Arrivo, mamma, arrivo. Stiamo tornando a casa, mamma. Guarda, mamma, guarda, ti ho portato dei regali. Più tardi, tesoro, più tardi. Prima cosa, voglio riempirti di baci, tantissimi baci. Mamma, la sai una cosa? Mi sa che sei tu, la regina dei baci. Fine. Charlie, vieni, sali su, dai, vieni su che ci diamo un bacio per salutarci. Signori bambini, io e Charlie. Charlie. Oh oh, sei offeso? Dai, diamoci un bacio, per piacere. Non vuole. Vabbè, forse me lo darà domani. Io aspetto. Ciao, a domani!